Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo un attimo a vedere la situazione di mercato, soprattutto dell'S&P 500, come potrebbe variare in base anche alle elezioni medio termine degli Stati Uniti. Andiamo a fare un attimo un'analisi anche generale per cercare di capire se siamo arrivati al bottom, se ci potrà essere una ripresa o ancora no, ma adesso lo andiamo un attimo a vedere insieme, basandoci anche su alcuni dati storici molto 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 interessanti. Quindi direi di spostarci al PC. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, se volete supportare anche questa serie di video, mi fa piacere se lasciate un mi piace e l'iscrizione al canale per chi è nuovo e soprattutto per chi vuole restare aggiornato. Magari se questa nuova serie di contenuti può interessarvi su analisi e cose del genere, ogni tanto ovviamente non tutti i giorni come un format, ma ripeto, una volta ogni tanto, almeno nelle situazioni di mercato più interessanti o nelle opportunità più importanti, possiamo andare a condividere questa analisi. Almeno condivido la mia, ovviamente, non sono consigli finanziari. Direi a questo punto di spostarci al PC e andare a vedere cosa si potrà verificare. Come dicevo prima, si stanno tenendo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che si tengono appunto ogni 4 anni e ogni 2 anni di presidenza. Ma cosa comporta questo? Infatti, sono andato a prendere qualche dato interessante e soprattutto un grafico veramente interessante che dopo andiamo ad analizzare con calma. Sulla base di 60 anni di dati, i mercati tendono a registrare performance migliori dopo le elezioni di metà mandato rispetto a prima. Il rendimento medio dei prezzi dell'S&P 500 è stato del 19,8% in dollari nei 12 mesi dopo le elezioni di metà mandato, contro il 4,4% dei 12 mesi precedenti. E infatti questo è il grafico che vi volevo far vedere: l'S&P 500 dopo appunto le elezioni di medio termine. Guardiamo che dal 1950 in poi, guardate come ha performato ovviamente nei tempi successivi. Questo non è da interpretare immediatamente. Infatti a questo punto io direi di spostarci sul grafico effettivo dell'S&P 500 e andare a vedere un attimo cosa può succedere, ripeto, a parer mio, perché non sono consigli finanziari. Quindi la storia ci dice che appunto dopo l'elezione a medio termine ci potrà essere una vera e propria risalita, quindi ci possiamo aspettare nell'anno successivo una vera e propria ripartenza. Ciò non toglie che ci può essere tanta volatilità anche nelle prossime ore, ma secondo me, a parer mio, il bottom non è arrivato. Intanto sto notando che qui c'è una bella divergenza, come vedete, e si può anche continuare a salire tranquillamente. Questo è il grafico giornaliero ovviamente dell'S&P 500. Adesso appunto direi di confrontare quello che sta avvenendo ora, che ripeto ancora una volta, per me non è il bottom, ma si potrà ancora scendere in fondo per poi anno prossimo andarci a prendere una bella risalita, anche perché la situazione economica non è proprio delle migliori. Sappiamo che quasi sicuramente nei prossimi mesi possiamo infatti aspettarci un tasso di disoccupazione ancora maggiore, ancora per combattere l'inflazione, abbiamo ancora da scendere al lastrico, secondo me. Ovviamente l'S&P 500 è quello che guiderà tutti, quindi aspettiamoci veramente livelli ancora più bassi. Non è questo, ripeto, secondo me il bottom, ma c'è ancora da scendere. Un'altra cosa che vorrei andare a fare, vorrei andare a confrontare le elezioni passate di medio termine del 2018, che erano il 6 novembre. Io me lo sono andato a segnare esattamente, questo è stato il giorno ovviamente. Subito dopo le elezioni, giusto un po' di oscillazione, ma a metà di dicembre vediamo che siamo andati a toccare veramente un fondo interessante, che poi nemmeno a farlo apposta, come dicevamo prima, anche qui c'era una divergenza, ma può essere una coincidenza tranquillamente, non significa nulla. Fatto sta che potremo imitare tranquillamente questa situazione qua per poi andare a scendere. E secondo me lì che si potrà toccare il bottom. Ma appunto, dopo aver toccato questo punto, guardate qua cosa si è registrato: l'S&P 500 negli anni successivi ha performato veramente, veramente benissimo. Cioè stiamo parlando di un 44% in quasi un anno, sì, perché sono 382 giorni più o meno in un anno. E quindi possiamo aspettarci una risalita a partire dall'anno successivo? A parer mio, sì, si potrà fare tranquillamente qualcosa del genere. Toccare veramente il fondo, che ovviamente non sappiamo a che livelli potrà scendere addirittura, per poi prepararci all'anno successivo per addirittura un bull market nel mercato azionario.
vedremo, di conseguenza potrà essere replicato sul campo delle criptovalute, non lo sappiamo perché come potrà reagire Bitcoin non sappiamo, ovviamente anche per quanto riguarda Bitcoin mi aspetto ormai qualche oscillazione per poi andare a prendere, andare a toccare il fondo che per me non è ancora arrivato, quindi io non parlerei assolutamente di una nuova ripartenza, di un nuovo bull market, ma non vedo proprio tutto ciò, anzi penso che il peggio, possiamo dire così, deve ancora venire, quindi aspettiamo queste elezioni per capire un po' come si muoverà il mercato, ma sicuramente, anzi qua si può scendere ancora un po' tranquillamente, possiamo andare a toccare questi livelli, ma ripeto, molto situazione molto incerta, ma dallo stesso punto di vista, se andiamo a vedere un po' lo storico, possiamo capire che nel prossimo anno ci potrà essere una vera ripartenza. Ovviamente ci tengo anche a dire che non sempre quello che si verifica in passato deve per forza riverificarsi, però diciamo che statisticamente può stare, può esserci. Secondo me si può verificare una condizione simile, anche perché siamo in una situazione di mercato che più o meno ci fa capire la stessa cosa. Comunque sia, quello che può significare è solo una cosa, che a breve un investimento sull'S&P 500 non me lo toglie nessuno. Io stavo facendo una sorta di piano d'accumulo, ma secondo me a breve potrà essere il momento veramente di mettere qualcosina in più, ripeto, da parte mia. Poi non sono consigli finanziari, lo ripeto e ci tengo a ripeterlo. Niente ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, lasciate un mi piace se così è stato, noi ci vediamo nei prossimi giorni per portare qualche analisi, spero molto più positiva, e ciao a tutti, alla prossima.